Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati ad un nuovo appuntamento con Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute ed educazione, andremo a conoscere ancora meglio il mondo della toelettatura e come sempre ci sarà a farci compagnia un amico a quattro zampe in cerca di famiglia. Torniamo a parlare di salute con il dottor Alberto Brandi. Oggi andiamo a conoscere le patologie più frequenti sia nel cane che nel gatto e nei cambi di stagione, insomma, come quello che stiamo affrontando adesso. Quali sono? Allora, come accade nell'uomo, anche i cambi di stagione sono sempre un evento stressante per gli animali, e soprattutto nei gatti, ma anche nel cane. Per esempio quest'anno, in questo proprio cambio di stagione, in questa estate prolungata che c'è stata, ora con l'avvento dell'autunno, noi stiamo vedendo un sacco di malattie infettive, soprattutto a carico sia dell'apparato respiratorio, come le calicivirosi nei gatti, e in più abbiamo avuto una recrudescenza delle parvovirosi, sia nel cane che nel gatto, che sarebbe la gastroenterite. Come si riconoscono queste patologie? Allora, per quanto riguarda le calicivirosi o le herpesvirosi, nel gatto la cosa forse che prima colpisce il proprietario è sicuramente vedere il proprio gatto abbattuto, cioè il gatto ha la febbre alta, di solito sopra i 40, e quindi il gatto smette di mangiare, si rifugia nel suo angolino, e in più manifesta starnuti, tosse, disturbi respiratori. Queste sono, diciamo, le cose più frequenti per quanto riguarda le malattie respiratorie del gatto. Per quanto riguarda invece la parvovirosi, che è una malattia purtroppo che ha un'incidenza di mortalità molto alta nei cuccioli, si riscontra vomito, diarrea, febbre, quindi abbattimento. Quindi è di facile, diciamo, visione per quanto riguarda il proprietario, e la cosa principale è correre subito dal veterinario. Ecco, ovviamente correre dal veterinario, ma in qualche modo ci si può tutelare, cioè si può prevenire? Certo, la cosa principale è, e forse unica, è la vaccinazione, perché
una volta in cui il gatto si è ammalato, l'uniche cose che possiamo fare è una terapia di sostegno sintomatica, mentre il vaccino va a, se non al 100%, però in un buon 70-80% a proteggere da queste malattie. Vaccinazioni che devono essere fatte fin da cuccioli, cioè dopo i 2 mesi di età i cani e i gatti possono essere vaccinati, con eventuali richiami che il proprio veterinario, diciamo ogni veterinario ha il suo schema vaccinale, per cui diciamo quello sarà consigliato dal proprio veterinario. Siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti oggi per capire le modalità di apprendimento del cane. Ecco, in che modo possiamo far apprendere al cane? Allora, i modi sono molteplici, le metodologie sono tante. Ricordandoci ciò che abbiamo detto la scorsa volta, possiamo far apprendere comandi, parliamo di comandi per poter semplificare, semplici al cane attraverso diverse vie. Una via può essere il rinforzo positivo. Di conseguenza io vado a chiedere un comportamento al cane, lo aiuto in quanto il cane non è ancora in grado di capire la mia comunicazione. Quindi, per esempio, devo chiedere un seduto, mando il cane in schema ripetitivo, quindi stimolo il cane, sa che per esempio c'ho il cibo, quindi il cane è interessato a me, segue quello che gli chiedo, prova a capirmi, perché il cane cerca tanto di capirci, e con la mano faccio dei movimenti che portano il cane a sedersi, quindi lo posso portare, fargli annusare il cibo e portarglielo sopra la testa, di modo che sbilanciandosi il cane si sieda e mamma, rinforzare, non ho usato alcun tipo di pressione e il cane ha eseguito il comando. Ha iniziato a imparare, ha iniziato a capire che se mi siedo, pum, arriva il cibo, se mi siedo arriva il cibo. Dopodiché il cane cosa farà? Nella fase preappetitiva inizierà ad anticipare e a proporre, perché preappetitiva, appetitiva, consumativa, la soluzione la so già, la conosce già e di conseguenza si mette subito a sedere. Lì vado a rinforzare ulteriormente attraverso il rinforzo positivo. Se un cane ad esempio non è interessato al cibo, ci sono razze che se gli dai il cibo, o cani in situazioni specifiche paurose che non sono interessate oppure non giocano, e ti rimane solamente una gestione, volendo chiamiamola manuale, perché il cane tutto il resto te lo snobba, te lo ignora e non puoi andare a forzare più di tanto, di conseguenza. Allora, il rinforzo negativo, che cos'è? È sempre un rinforzo, però negativo perché si rinforza negando. Cosa vuol dire negando? Togliendo qualcosa. Quindi io metto il cane in una leggera o più forte, a seconda della situazione, di quello che sto insegnando, situazione di stress, e elevando quello stress io sto rinforzando il cane. Esempio, sul seduto, se io prendo, pigio il posteriore del cane in modo leggero e continuo fino a che il cane non poggia il posteriore, io sto lavorando in rinforzo negativo. Qual è il rinforzo? Quando il cane poggia il posteriore, la pressione sparisce. Questo può andare di pari passo anche col rinforzo negativo. Di conseguenza si ha negativo, positivo, positivo. Ok. C'è tutta una metodologia basata proprio su questo, si chiama Nepopò. Perché? Perché è negativo, positivo, positivo. Insegniamo al cane a sopportare lo stress, a che lo stress porta dopo a positività, perché per far crescere in autostima certi tipi di cane, certe situazioni, va applicato in modo abbastanza ponderato, perché comunque sia lo stress deve imparare a gestirlo, non deve essere troppo che dopo il cane ha problematiche di gestione dello stress. Perché è importante insegnare a gestire lo stress? Perché vuoi non vuoi, nella vita di qualsiasi essere vivente, che sia l'erba che viene tagliata e di conseguenza subisce uno stress legato al taglio, la pianta di pomodori in cui viene colto il pomodoro, l'essere umano che nella vita si stressa per svariati motivi, lavoro, amore e quant'altro, anche il cane vive situazioni di stress e deve imparare a gestirle bene, perché se gestisce bene lo stress sarà in grado
di gestirlo in altri contesti, esempio lo stare da solo a casa a lunghi periodi o l'andare in passeggiata in situazioni frustranti in cui non può interagire con altri cani perché la situazione, il momento non richiede che ci sia un comportamento preciso ed adeguato. E questo, l'esso è un rinforzo negativo. Poi ci sono le punizioni, punizioni positive o negative. Cosa vuol dire? La punizione positiva vuol dire che io do la punizione. Può essere uno sculaccione, può essere un rimprovero verbale, a seconda dei soggetti. La punizione negativa io tolgo, quindi nego. Ad esempio, se io sto lavorando un cane con il cibo, il non dare cibo è una punizione e va ponderata e fatta capire bene al cane, perché spesso e volentieri il cane si disinteressa a questo tipo di punizione. Va, deve capirla, deve assimilarla. Dopodiché i processi di apprendimento possono anche variare. Questi qui sono strumenti che abbiamo utilizzato, costruito noi esseri umani. Poi il cane apprende per mimesi, quindi vedendo altri cani comportarsi. Io posso avere un cane che non è mai stato addestrato, però ha visto, stava a bordo di un campo addestramento, ha visto i cani lavorare e ha appreso quello che è. Così come se io ho un cane grande, inserisco il cucciolo, il cane grande insegnerà il cucciolo. Questo è un apprendimento per mimesi. Ok. Un'importante parte dell'apprendimento è l'inibizione. L'inibizione cosa vuol dire? È l'aspetto negativo dell'addestramento, della vita del cane. Perché se noi abbiamo mai visto dei cani in gruppo giocare o interagire, o abbiamo più cani, quindi abbiamo un piccolo branco, vediamo che inibiscono certi comportamenti attraverso certe modalità. Modalità che comportano ringhi, morsi più o meno forti, tendenzialmente non procurano mai ferite. Perché? Perché comunque si hanno dei freni inibitori tali da fermarsi nei tempi giusti. Quindi correggono senza esagerare, senza lasciare problemi a livello psicologico al cane, tra di loro parliamo. E però quel comportamento lo portano all'estinzione. Esempio, se io ho tre cani, non voglio farli mangiare insieme, ci sarà un cane che occuperà maggiore spazio rispetto ad altri, quindi gli altri manterranno una distanza maggiore da lui. Se le ciotole sono molto vicine, è probabile che lui mangi per primo, gli altri aspettino e dopo andranno a mangiare gli altri. Perché? Perché è normale. Qui ha creato un'inibizione, lui è più forte, vuole lo spazio, se lo prende per gestire quella risorsa. L'ha gestito quella risorsa, loro non possono gestirla, quindi inibisce il comportamento che loro vogliono avere attraverso ringhi, morsi, liti, litigate. Spesso e volentieri fra i cani, se sono stabili, basta due ringhiate e si mettono a posto così. E ha gestito la situazione, ha gestito la risorsa e quant'altro. Lo stesso possiamo fare noi. Logicamente i modi sono diversi, perché noi non possiamo metterci lì, è ridicolo mettersi lì a ringhiare in faccia a un cane, perché non abbiamo le loro capacità comunicative. Però prendendo posizione, ad esempio, prendendosi uno spazio, noi stiamo posturalmente, fisicamente, dicendo al cane che quell'ambiente è nostro, le risorse presenti in quell'ambiente è nostro, sono nostre, e di conseguenza siamo noi a gestirle. La stessa cosa che ha fatto il cane prima sul cibo. Se io non mi interessa mettere la mano nella ciotola del cane, mi interessa che se io arrivo vicino alla ciotola del cane, il cane si sposti. Allora lì lui mi sta concedendo la sua risorsa, capito? Se io infilo la ciotola nel cane non sto dimostrando nulla, capito? Sto dimostrando che è un cane buono, che io posso mettergli le mani lì. Un cane anche più cattivo, che ti ringhia, che ti cosa, che ti sfida quasi, se tu entri, varchi quella distanza, ti lascia il suo cibo, allora lì c'è un rapporto gerarchico ben stabile, il cane è rispettoso e io ho lavorato bene in inibizione. Prendere queste posizioni e mantenerle è già di per sé un'inibizione.
per esempio. Altrimenti ci sono strumenti inibitori che sono di varia natura, vanno saputi utilizzare, tipo per esempio il collare per eccellenza inibitorio è lo collare a scorrimento, però va utilizzato in un certo modo, perché se no la comunicazione non passa. Quindi la prima cosa da fare per poter inibire un cane è imparare a comunicare posturalmente, quindi mostrare sicurezza a livello posturale, e non è cosa per tutti, perché spesso e volentieri puoi utilizzare tutta la strumentazione che ti pare, tutte le metodologie, poi se il padrone non trasmette quella sicurezza nel fare le cose, il cane prima o poi trova la via per, ok? Quindi la prima cosa è quella. Dopodiché si ragiona caso per caso, soggetto per soggetto, anche adattando ai padroni, perché c'è il padrone che riesce a comunicare certe cose al cane, c'è il padrone che invece non ci riesce, e quindi il percorso va adattato. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Bentornati all'appuntamento con il mondo della toelettatura, oggi per parlare di cuccioli. Ecco, innanzitutto, quali sono le principali convinzioni sbagliate da parte del proprietario che vogliamo sfatare? Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Mirko, sono il titolare della toelettatura Marchionna e oggi abbiamo due cuccioli che per la prima volta escono dalla loro cuccia. Hanno otto fratellini, sono dei pastori australiani di circa 50 giorni. È la prima volta che vengono toccati da un estraneo e diciamo che questa è una cosa anche piacevole da fare, toccare questi cani. Le convinzioni sbagliate ce le portiamo dietro da tanti anni e le seguiamo con grande, grande impegno, purtroppo. E sono quelli che anche nel mondo umano abbiamo. Non si portano fuori i cani non vanno lavati, ai cani non va fatta fare esperienza, non va tagliato il pelo finché non hanno una certa età, e di conseguenza noi ci troviamo a maneggiare dei cani per la prima volta a 8, 9, 10 mesi, quindi già adulti, ma per il proprietario ancora cuccioletti, e loro non hanno mai fatto questa esperienza. Se portiamo fuori un bambino la prima volta, ad esempio, da casa a 4-5 anni, avrà paura anche delle foglie che cadono. Se le ha viste, è un esempio molto stupidino, fin da piccolo, non avrà certamente paura. Che cosa possiamo fare a questo cane? Ecco, il primo bagno, quando è consigliato farlo? Allora, intanto seguiamo il parere del veterinario, il quale saprà indicare da situazione a situazione qual è l'età più indicata.
Se colleghiamo il discorso esperienza, bagno, esperienza, diciamo che una volta che hanno fatto i loro vaccini, che sono stati vaccinati, se eseguiti con mano dolce, tranquilla, con una bella acqua tiepida, con i saponi delicati e soprattutto con tante tante coccole e amore, questi cani qui possono arrivare da noi anche a 30, 40 giorni, 50 giorni. Però ci sono anche i casi nei quali dobbiamo assolutamente lavarli, anche se sono grandi così, perché ci sono dei cani recuperati poverini, dei cassonetti, dei sequestri, che sono pieni non solo di sporcizia, ma soprattutto di parassiti. Quindi abbiamo il bagno che può risolvere sia la parte, diciamo, igienica che quella esperienziale. Ecco perché infatti è importante lavare il cucciolo. È importante perché intanto si fa toccare da un'altra persona. Non esiste solo il mondo del proprietario. Se no abbiamo dei cani che hanno paura di tutto e di tutti e sono costantemente tenuti a guinzaglio, e queste certamente non sono le basi o i presupposti per poterli un domani educare, visto che la toilettatura Marchionna organizza anche delle puppy class per i cuccioli, in modo che il proprietario impari come fare, ma anche loro imparino a stare nel mondo degli animali e degli adulti. Ecco, anche essere toccato, maneggiato, questo è importante per la formazione del cucciolo. Vede, il fatto, le faccio un esempio, ci sono dei cani, io me ne accorgo subito, che quando sono adulti gli tocchi le zampine così, o certe zone dove loro non amano essere toccati, ma bisogna conoscerle, si comportano in maniera anche a volte aggressiva. Allora, abituiamoci a toccare il cane in modo dappertutto, in modo che lui abbia la consapevolezza di esistere anche in queste parti che sono là dietro, sono in fondo al trenino, quindi le parti più difficili da toccare per lui sono queste qui. Non accarezziamolo sempre solamente qui sopra, ma tocchiamolo tutto quanto. Cosa viene fatto a un cucciolo la prima volta che viene portato da voi? Ovviamente, per il discorso igienico e anche di futura educazione, gli va fatto il bagnetto. Dal bagnetto impara un sacco di cose lui, impara a essere maneggiato, a essere toccato, a essere lavato, asciugato, dopodiché va messo con grande delicatezza e molto affetto sopra il tavolo di toilettatura vero e proprio, dove cominceremo a spazzolarlo tutto in modo che lui abbia appunto la consapevolezza del contatto. Va preso in un certo modo, in certo modo, e il cane non dovrebbe sentire niente. Poi a tutti i cani, non solo i cuccioli, vanno pulite le orecchie all'interno, strappati i peli che sono qui e che, se lasciati, potrebbero formare sia cattivo odore che un inizio di otite. Poi gli va controllato il sederino, le unghie, gli speroni, e alla fine gli viene pulito qua la parte lacrimale degli occhietti. Si guarda anche in bocca per vedere se ha il morso corretto o qualche anomalia. Dopodiché si riferisce al proprietario ciò che abbiamo trovato di negativo, perché possa prendere dei provvedimenti, delle precauzioni o parlarne col suo veterinario. Alla fine un colpettino di profumo delicato e viene consegnato. Questo tiravolo via. Se non fosse ancora arrivato il momento del bagno, intendo come età del cane stesso, portatecelo in toilettatura, in modo che lui si abitui ai rumori, agli odori, a un ambiente diverso, e che per lui non diventi stressante in futuro questa operazione che è necessaria. Perché avere un cane pieno di nodi ed essere costretti a tosarlo come fosse un vetro non è da fare mai. Allora è meglio prevenire questo e abituarlo fin da piccolino. Bentornati all'appuntamento con le adozioni. Siamo come sempre al canile comunale gestito dall'ENPA di Arezzo, oggi per conoscere un gattino. Chi è lui? Allora, lui è un cucciolino di 3 mesi, ancora non ha un nome, perché i cucciolini, anche per scaramanzia, non diamo un nome. È arrivato da noi un mesetto fa con gli occhi chiusi perché aveva una forte
infezioni. Lo abbiamo curato e ora è pronto per essere adottato. È un maschio ed è dolcissimo. E siamo adatto a tutte le famiglie con bambini. Assolutamente a tutte le famiglie con bambini. È un gran giocherellone, quindi adatto anche a famiglie che hanno già altri gatti. È vaccinato, sverminato e diciamo che è pronto per essere accolto in una famiglia. Anche con altri animali? Anche con altri animali, sì. È logico che con il cane bisogna avere un cane che sia predisposto ad accettare un gattino, però lui, essendo un cucciolo e molto giocherellone, non dà grossi problemi, ecco. Ecco, si chiude anche questa lunga estate di abbandoni. Di abbandoni, specie per quanto riguarda l'abbandono felino. E noi abbiamo registrato 130 ingressi di gattini e l'anno scorso abbiamo chiuso l'anno con 110 ingressi, quindi considerando che ancora manca un po' di tempo a chiudere l'anno, quest'anno è sicuramente in aumento il randagismo felino. Io faccio un appello, approfitto per chiedere alla gente di sterilizzare, perché è l'unico modo per prevenire questo problema, che veramente diventa un problema grosso. Fortunatamente però questi gattini hanno trovato poi una casa. Sì, hanno trovato una casa e lui, ecco, diciamo che è l'ultimo per ora che è adottabile, però abbiamo già in previsione l'ingresso di due gatte incinta, quindi ecco, il problema del randagismo felino ancora sta continuando. E faccio un appello appunto a tutti i telespettatori per venire in canile o in strutture tipo la nostra ad adottare un gattino, perché mai comprare, sempre adottare, e affidarsi ai responsabili di queste strutture, perché i gattini sono tutti sani, sono giocherelloni, sono dolcissimi, e quindi un invito a fare una visita in queste strutture per adottare un micetto, in questo caso, che lui è un amore veramente. Per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre è per la prossima puntata. Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, la ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo.